Ecco, qui siamo alle partenze del nazionale di Phuket e ora andremo verso l'International Passenger Terminal, che è da quest'altra parte, quindi tutta la zona internazionale si trova staccata dalla zona nazionale. Quindi bisogna seguire questo corridoio. Ecco, qui abbiamo una vista molto bella della zona domestica. Ecco, qui sopra abbiamo le partenze internazionali. E ora andiamo alle partenze internazionali. Ecco, siamo alle partenze. Siamo nella zona H, che va dalla 1 alla 12. Ecco, qui vediamo il corridoio che bisogna percorrere per andare sulla parte domestica. Questo è l'aeroporto. Qui abbiamo il Vatrefound for Tourist Information e questa è tutta la zona partenze. Ecco, qui al centro abbiamo il Passport Control. Quindi ingresso sulla zona riservata. Qua abbiamo diverse compagnie come la Erasia e altre. Bene, ora ripercorriamo in senso contrario per andare nella zona arrivi. Siamo ritornati al punto dove si va verso la zona domestica e ora andremo verso gli arrivi. Ecco, siamo esattamente sopra la zona arrivi, vediamo le varie compagnie di trasporto. Qui abbiamo le varie compagnie su questo lungo corridoio. Ecco, siamo agli arrivi. Questa è la zona.
cambi sono decisamente sfavorevoli qui all'aeroporto di Phuket. Qui ci sono le varie compagnie di noleggio. Cambi decisamente sfavorevoli. Ecco, ora invece di fare la galleria facciamo il tragitto esterno per andare al terminal domestico. Ecco, siamo fuori, questo è il tragitto esterno, mentre quello che abbiamo fatto prima, eccolo lì sopra. Ecco, lì abbiamo l'area fumatori. Siamo ritornati nell'area delle partenze e degli arrivi. Ecco, per le partenze dobbiamo ritornare di nuovo al secondo piano, mentre siamo sulla zona arrivi. Eccoci di nuovo al terminal nazionale. Con queste immagini terminiamo questo video.